Bene, eccone uno per te. Se vedi un cane da assistenza che ti si avvicina senza il suo proprietario, non ignorarlo. Allora, tu cosa faresti se un cane che indossa una specie di giubbotto ti si avvicina senza il proprietario nei dintorni? Ah, bene, lo accarezzi, gli dai dei biscotti, gli gratti la pancia, gli dici che è un bravo cagnolino e lo complimenti per il suo giubbotto carino, di tutto, di più. B. Chiami il servizio sanitario o la municipale. I cani non possono girovagare tranquillamente senza un proprietario. Ti dispiace, ma la legge è la legge. Oppure... C. Basta ignorarlo. Non è un mio problema o una mia preoccupazione. Se hai scelto una delle opzioni descritte, allora penso che il video di oggi ti insegnerà sicuramente una o due cose per quanto riguarda i cani da assistenza. Questi cani sono davvero malcapiti e sottovalutati. No, non sono solo degli animali domestici per persone disabili. Non vogliono che gli gratti la pancia o gli dai dei biscotti. E non devi assolutamente ignorarne uno se ti si avvicina senza il suo proprietario. Ora vediamo cosa dovresti davvero fare in questa situazione. Ma prima, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale e di suonare quella campanella per le notifiche, in modo da essere sempre il primo a vedere tutti i nostri aggiornamenti quotidiani. Per prima cosa, probabilmente devi sapere cos'è un cane da assistenza, in modo che tu possa riconoscerlo quando ti si avvicina. Trovare la differenza tra un cane da assistenza ed un animale domestico può essere veramente difficile, perché, preparatevi a questo, non tutti indossano giubbotti. L'Atto Americano per le Disabilità, o EIDA, lo descrive in questo modo. Un cane da assistenza è qualsiasi cane che è individualmente addestrato a svolgere un lavoro, o compiti, a beneficio di un individuo con disabilità. Vediamo nel dettaglio, che ne dici? Qualsiasi cane significa che può essere una qualsiasi razza di cane. Individualmente addestrato a fare lavoro significa che non tutti i cani da assistenza sono uguali. Sono addestrati a svolgere compiti specifici a seconda del loro particolare lavoro o funzione e ci sono molti tipi diversi. Ci sono cani da assistenza per l'assistenza visiva, medica e per l'epilessia, nonché cani per l'udito e cani da allerta per diabetici, e questo solo per citarne alcuni. Per il beneficio di un individuo con disabilità significa che il conduttore o il proprietario devono avere una menomazione fisica o mentale per averne uno legalmente. Oh, e un'ultima cosa, un animale da assistenza può anche essere un maiale, un uccello o persino un cavallo. Bene, ora cosa succede se un cane da assistenza ti si avvicina senza il suo proprietario? Ancora una volta, non si tratta di biscotti, grattatine e vocine dolci. Soprattutto non è un randagio che deve essere segnalato al servizio sanitario. Questo cane è speciale e vuole la tua totale attenzione perché il suo padrone ha bisogno di aiuto. Potrebbe essere una situazione di emergenza in cui il proprietario ha bisogno di assistenza umana, che il cane non può fornire. Normalmente un cane da assistenza e il suo proprietario sono una squadra inseparabile. Non può esserci uno senza l'altro. Ma alcuni cani d'assistenza sono addestrati per ottenere aiuto quando il proprietario è in grave pericolo. Questo è quello che è successo a una donna epilettica di nome Tessa, che ha condiviso la sua sfortunata storia su Tumblr. Ha scritto di come un giorno si è inciampata e caduta, e il suo cane d'assistenza abbia scambiato la caduta per un attacco epilettico. Il cane, facendo ciò che è stato addestrato a fare, ha subito chiesto aiuto. Si è avvicinato ad una donna nelle vicinanze, che era completamente infastidita dal cane e che lo scacciò via. Tessa ha sentito il bisogno di condividere la sua storia per informare sulla gravità della situazione e cosa dovremmo fare se dovesse capitare a noi. Per citarla, se un cane da assistenza senza una persona ti si avvicina, significa che la persona sta male e ha bisogno di aiuto. La buona samaritana Melissa Hope ha letto il post di Tessa su Tumblr e ha deciso di diffondere la notizia su Twitter, in un post chiamato Cane da assistenza PSA, che ha finito per diventare virale. Quindi questo dimostra che tutti noi possiamo fare la nostra parte per mandare importanti messaggi come questo. Ma cosa succede se un cane da assistenza è con il suo proprietario? Le regole sono meno severe? No, per niente. Il cane è ancora al lavoro, quindi non devi assolutamente avvicinarti, toccarlo o distrarlo. Sì, lo so, sono irresistibilmente carini. Anche se stanno tranquillamente seduti accanto al proprietario, i cani comunque attirano l'attenzione. C'è solo qualcosa in quei grandi occhi da cucciolone che ti ipnotizzano e vuoi tendere la mano per dargli una bella grattata dietro le orecchie.
ma devi resistere alla tentazione. Ehi, non sto rovinando tutto il divertimento. La legge impone di non interagire mai con un cane d'assistenza mentre è con il proprietario. Come ho detto, questi cani hanno un lavoro da fare, sono precisi, non hanno bisogno che tu li disturbi durante l'orario di lavoro e la legge è assolutamente d'accordo. Quindi questo significa non accarezzarli, non dar loro da mangiare, non parlare con loro con vocine strane e non chiedere a loro di fare nulla. Non chiamarli a te, fischiare o battere le mani per attirare la loro attenzione. Non fissarli, non stabilire un contatto visivo con loro. Non fare selfie o foto con loro. Non intrometterti. Dai spazio all'animale in modo che possa fare il suo lavoro. Non abbaiare contro di loro. Oh, andiamo ora, ammettilo. Lo fai con i tuoi animali domestici, specialmente quando nessuno guarda. A proposito, se hai un animale domestico con te, non lasciare interagire l'uno con l'altro. Il cane da assistenza deve stare attento e concentrato in ogni momento per soddisfare le esigenze del padrone. Qualsiasi forma di distrazione mette a repentaglio il benessere del proprietario, motivo per cui la legge è così severa quando si tratta di cani da assistenza. Se proprio non riesci a resistere alla tentazione di accarezzare un animale da assistenza, chiedi prima al proprietario e rispetta la risposta che ti danno. Dovresti anche lasciare che il cane da assistenza svolga il suo compito da solo. Ciò significa che non devi avvicinarti o tentare di aiutare, anche se vedi un cane che tira una sedia a rotelle o che dà il suo farmaco a un proprietario. So che è una reazione istintiva, precipitare e offrire una mano a qualcuno che ha bisogno, ma se un cane d'assistenza è con loro, devi lasciarglielo fare. Questo cane è stato molto ben addestrato per fare questo lavoro fin dall'età di 6 mesi, quindi non preoccuparti. Questo animale è letteralmente un esperto quando si tratta di servire il suo proprietario e rispondere alle sue esigenze. Inoltre, la tua azione impulsiva può causare ansia nell'animale o nel proprietario. Ricorda che alcune disabilità sono di natura psicologica. Inoltre, se un cane da assistenza ha bisogno di assistenza umana, verrà da te. Allora, si può parlare con i padroni del cane da assistenza? Bene, la risposta breve è di trattare il proprietario nello stesso modo in cui tu tratteresti chiunque altro. Sì, hanno un cane d'assistenza. Sì, significa che hanno una disabilità, ma questo non significa che non sono esseri umani che meritano di rispetto. Ciò significa che bisogna rispettare la loro privacy. Mettiti nei loro panni per un secondo. Come ti sentiresti se qualche sconosciuto ti facesse domande chiedendoti della tua condizione o della tua storia? Probabilmente ti sentiresti a disagio e un po' irritato, perché chiaramente non sono affari degli altri. Parla con loro come qualsiasi altro individuo e non violare la loro privacy, specialmente quando si tratta dei dettagli della loro disabilità e del loro cane da assistenza. Soprattutto è contro la legge. Ora che abbiamo visto tutte le regole riguardanti il tuo comportamento nei confronti di un cane da assistenza, sia che si avvicini da solo o col proprietario, parliamo di dove potrebbe capitare una situazione simile. Quindi, in pratica, dove sono ammessi i cani da assistenza? Ricorda che il cane da assistenza e il suo proprietario sono una squadra inseparabile, protetta dall'Atto americano per le disabilità. Questa legge federale stabilisce che gli animali da assistenza sono ammessi in luoghi pubblici, a condizione che siano accompagnati dal loro conduttore. Questi posti includono parchi, ristoranti, negozi e persino mezzi pubblici. Sai, va al passo con uno non può stare senza l'altro, cosa di cui abbiamo parlato prima. Ovviamente i luoghi pubblici che sono spesso pieni di persone possono essere oppressivi per gli animali da assistenza. Nonostante la loro formazione rigorosa, le circostanze possono rovinare il loro stato di freddezza, calma, risolutezza. Se un cane da assistenza si comporta male o è troppo giocoso, dillo al proprietario. Correggerai il comportamento dell'animale. La legge federale impone che sia solo responsabilità del proprietario tenere sotto controllo il proprio animale, non la tua. Sì, a un animale da assistenza può essere negato l'accesso a una struttura se il suo comportamento provoca un disturbo al pubblico. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, un cane da assistenza può stare accanto al suo proprietario o sedersi sulle ginocchia. A meno che non si tratti di un grosso animale, naturalmente. In tal caso può sedersi accanto. È anche contro la legge addebitare agli animali una tassa per utilizzare i mezzi pubblici. Gli animali da assistenza sono ammessi anche nelle scuole, negli hotel e nelle compagnie aeree.
Questi tipi di luoghi di solito hanno regole severe per quanto riguarda gli animali domestici, ma ormai sai che gli animali da assistenza non sono animali domestici e il loro padrone richiede la loro presenza in ogni momento. I cani da assistenza sono totalmente esenti dal divieto di alcune razze in alcune città o comuni. Proprio come con i mezzi pubblici, è un crimine federale addebitare un extra per un cane da assistenza per ottenere l'accesso a un hotel o aereo. Tuttavia, non è permesso lasciarli in una stanza d'albergo da soli, il che ha perfettamente senso. Per quanto riguarda l'accesso agli aerei, le compagnie aeree devono consentire l'accesso a un animale da assistenza, ma questo non vale se è troppo grande o pesante per essere ospitato a bordo, se è proibito entrare in un altro paese o se può rappresentare un pericolo per le altre persone. Per quanto riguarda le scuole, un animale da assistenza può accompagnare il suo conduttore, ma non nelle aree riservate a chi è allergico ai cani. Diciamo che sei il titolare di una struttura, o forse sei solo curioso. Va bene chiedere a qualcuno una documentazione legale che dimostri che il loro cane da assistenza è accettato? Bene, la risposta breve è no, non lo è. Secondo la legge federale, questo non è permesso e il proprietario non è obbligato a farlo. L'unica eccezione è per le compagnie aeree, che possono chiedere una documentazione legale o un certificato medico che indica che il proprietario ha davvero bisogno di un cane da assistenza. Ma in generale, l'EIDA non richiede che gli animali da assistenza indossino un giubbotto, un cartellino identificativo o un collare specifico, e non richiede alcuna documentazione per certificare che il cane sia un animale da assistenza. Tuttavia, secondo il sito web di EIDA, puoi gentilmente chiedere a un conduttore queste due domande e nient'altro. Il cane è un animale da assistenza richiesto a causa di una disabilità? Quale lavoro o compito è addestrato a eseguire? Questo è tutto, solo queste due, nessuna domanda aggiuntiva. Arrivederci e grazie. Speriamo che questo video abbia fatto luce su quanto siano veramente importanti questi cani e cosa puoi e non puoi fare quando si tratta di inseguire l'etichetta del cane da assistenza, o meglio ancora, della legge federale. Ti prego di condividere questo video con tutti quelli che conosci, in modo che tutti possano sapere di più su questo argomento. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, vai avanti e dai a questo video un mi piace e facci sapere nei commenti cosa hai imparato. Per video più illuminanti e informativi come questo, iscriviti e unisciti a noi su Il Lato Positivo.